rubrica La Corriera della Sera. I media sono lo specchio della realtà? Siete degli illusi, non ci credete? Allora vediamo. Chissà cos'è il Darfur. E cosa saranno i titoli tossici? E perché Mike Buongiorno è di nuovo sulla bocca di tutti? La Corriera della Sera passa da Firenze. Firenze sogna, Firenze. Cosa viene in mente con la parola Darfur? La strage dei profughi del Darfur. E guerra. Guerra civile di cui non si parla. Bambini che muoiono di fame. Genocidio. Morte. Darfur. Ma ora in questo momento non ha. Gli extra comunitari. Non sa nemmeno che l'hanno che fanno di preciso a Darfur. Darfur è un negozio. Casino di negozi. Se non so se è un prodotto. Guarda l'informazione. Boh. La porti un bacione a Firenze. Nasce il PDL, e cioè Popolo della Libertà. Popolo della Libertà. Popolo della Libertà. Partito delle cosiddette libertà. PDL. Partito Democratico Liberale. Penso che Partito Democratico della Libertà. PDL. Partito Democratico Italiano. Penso che Polo Democratico. Partito Democratico, sì, vabbè, il PDL. No, guardi. Partito Democratico Liberale. Partito del. Il Partito del Popolo Italiano! Prima del lutto. Firenze Santa Maria Novella. Cosa sono i titoli tossici? Titoli? Titoli? Titoli tossici. Che senso titoli tossici? Non ne ho mai sentito parlare. Vendevano cose che non c'erano. Soldi che non ci sono. Hanno portato alla crisi internazionale. Ne ho sentito parlare in televisione. Sono quelle figurine. Per la nostra Italia che è piccolina non va bene. Quelli che offendono qualcuno. Le pubblicità che le troviamo sui pacchi di sigarette. La roba inquina. Le molecole dell'aria. La roba tossica, ecco, sì, alimentare oppure anche di oggetti. Tutte quelle cose che buttano e che poi magari anche se bruciano, peggio ancora. Firenze lo sai. Perché si riparla di Mike Buongiorno? È stato licenziato dalla Mediaset. Allegria! Non gli voleva andare quello che lui chiedeva. L'hai andato mandato via da Mediaset. Sul pisello. Credo che voglia di nuovo tornare in prima serata. Nei pantaloni abbiamo ben altro. Dei problemi con Berlusconi, credo. Non gli hanno rinnovato il contratto. Non mi interessa, Mike Buongiorno è troppo vecchio. L'uccello femmina sarà un po' più piccolo. A 90 anni che vuole che sia successo. È arrivato il traguardo. Si ritira in bellezza. Diamo posto a un altro. Quando vanno in pensione questi, no? Effettivamente è un'offerta straordinaria. Io non so come mai gli dà tanta mano Fiorello. Si vede l'ho preso il suo babbo. Arriviamo anche oggi al capolinea con una frase più che profetica di Ennio Flaiano. Fra 30 anni, disse lo scrittore, l'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la TV. La Corriera della Sera ripassa tra 7 giorni, non perdetela! Beh, l'umanità, no, Brignano?